Della settimana scorsa la relazione annuale del sindaco in aula al Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia, vi è stata poi la presa d'atto, dopo l'intervista resa dal capogruppo della minoranza, adesso siamo con il capogruppo di maggioranza, Antonino La Delfa. Qual è il suo giudizio su quanto ascoltato in aula dalla voce del sindaco? Abbiamo portato dei progetti come da programma avanti e abbiamo lavorato in esercizio provvisorio, in dodicesimi, con quello che abbiamo potuto fare grazie alle nostre capacità, al nostro ufficio tecnico, e abbiamo portato molti lavori di ristrutturazione al comune di Santa Maria di Licodia, specialmente sia sul sociale, sul cimitero, sulla struttura turismo e spettacolo. Abbiamo portato molti progetti di finanziamento grazie al PNRR, come ha preceduto il nostro sindaco, ha detto che sono arrivati quasi 800.000 euro di PNRR regionale. Siamo stati bravi a sfruttarlo, che poi loro hanno lasciato e dicono e criticano sempre, noi lasciamo la critica perché è giusta, la critica è costruttiva, però che si dica la verità che abbiamo lavorato in questo anno portando avanti quello che era nel nostro programma. L'opposizione dice che siete stati beneficiati da quel che ha lasciato la precedente amministrazione. Ecco, in cosa si coglie il vostro operato? Allora, il nostro operato si coglie in questo anno di amministrazione Puttò. I risultati parlano chiaro, i lavori sono stati fatti, abbiamo speso delle somme già sul manto stradale, sul cimitero, perciò come ha definito nella relazione il nostro sindaco. Perciò, come quando le voglio dire, noi come amministrazione, gruppo di maggioranza, noi stiamo lavorando e cercheremo di migliorarci con quel poco che abbiamo, essendo ancora in esercizio provvisorio in dodicesimi, non avendo ancora un bilancio, però stiamo lavorando per avere un bilancio che non sia più come negli anni precedenti, come loro facevano le precedenti amministrazioni, di cui io ne facevo parte. Si arrivava al bilancio di chiusura il 28, 27, 26 di dicembre, ogni anno. Da parte vostra c'è l'impegno ad approvare adesso il bilancio? Noi cercheremo di approvarlo in tempi brevi. Ci stiamo lavorando, ci sono gli amministratori, c'è anche il sindaco e cercherà di non arrivare più a quel periodo di dicembre.